Giovane informazione, cosa c'è di nuovo? Lo chiediamo al presidente onorario di GFK Eurisco, che cura sempre la ricerca su questi due mondi che si ritrovano ogni due anni a Bagnaia, Remo Lucchi. Cosa c'è di nuovo? Ma innanzitutto ci sono delle grandi conferme. L'iniziativa è estremamente apprezzata, e soprattutto dai docenti che fanno da motore da traino, però anche dagli studenti che si fanno certamente convincere dai docenti sulla rilevanza e sull'interesse che questa iniziativa ha e su quello che i quotidiani loro porta. Quest'anno è stata fatta anche una sperimentazione sui tablet nella versione digitale. Devo dire che i tablet suscitano grande interesse, però poi alla fine quello che emerge è che la vera versione regina del quotidiano è la versione cartacea, non consente distrazioni mentre il tablet induce a tentazioni di orizzontalità, e tutto sommato alla fine la vecchia signora si difende molto e si candida per il futuro in prosecuzione con questa modalità. Poi la cosa davvero importante sono i benefici che questa iniziativa procura, e verrà presentata una sorta di stella a varie punte conseguenziali. Ci sono dei benefici editoriali molto importanti, perché l'iniziativa procura un forte avvicinamento ai quotidiani, ma soprattutto lascia ai ragazzi una grossa eredità, perché lascia grande capacità critica, grande interesse per il mondo esterno, il mondo dell'informazione non solo veicolato dai quotidiani, e grande capacità critica, che quindi è un'eredità che i ragazzi si tengono per loro. Tutto questo li induce poi a sviluppare tratti di personalità importanti. L'individuo è come se si appropriasse di se stesso, diventasse più protagonista e diventasse più pronto per entrare nel mondo esterno. Tutto questo lo porta poi a riconoscere anche l'importanza degli altri e quindi a condividere il fatto che l'essere cittadini è un obiettivo veramente importante. Quindi troviamo sia obiettivi raggiunti sul piano editoriale, sia sul piano civile che sul piano sociale. Ed è la cosa più interessante in assoluto, soprattutto considerando che attraversiamo un periodo drammatico nella nostra società, dove tutto ci induce ad allontanarci dalla società e ci induce al disfacimento della società. Ecco, questa iniziativa tende fortemente a recuperare i disagi del contesto in cui viviamo. Le domando allora, nello specifico, il momento di confronto, come è questa Bagnaia, ottava edizione, quanto è importante? Ah, questo è un momento fondamentale, perché è necessario ribadire tra di noi e pubblicamente che questa iniziativa è fondamentale, anzi nell'attesa sia degli insegnanti che degli studenti questa iniziativa deve diventare ancora più importante, deve essere più impegnativa, deve diventare una materia fissa, perché la gente capisce che questa è vera formazione, il resto è formazione blanda che appartiene quasi al passato. In chiusura, sa che verrà lasciato un tweet da tutti i protagonisti, il tweet che Remo Lucchi vorrebbe lasciare a Bagnaia 2013 qual è? Ma guardi, io vorrei che davvero questa iniziativa inducesse chi governa la società a sviluppare iniziative di partecipazione alla società e di cittadinanza ancora più importanti, che prendano spunto da questa, prendano insegnamento da questa, anche perché c'è una cosa estremamente importante: noi viviamo un periodo di grande cambiamento e di totale discontinuità col passato, di rigenerazione continua, di stimoli continui, e l'unica entità che ci rende partecipi di questo cambiamento continuo è il mondo dell'informazione. Il mondo dell'informazione sarà una guida per noi, ci insegnerà a vivere. Senza il mondo dell'informazione noi saremo perduti. Il mondo dell'informazione ci farà capire cosa sta succedendo e ci darà gli stimoli per partecipare a questo cambiamento. Quindi noi dipenderemo da quello e il sistema se ne deve rendere conto. Grazie.